Ciao, bentornati ad un'altra puntata di Poco Poco Piano Piano. Oggi su richiesta vediamo Hey Soul Sister. Gli accordi della strofa sono 4, Mi maggiore, Mi Sol diesis, Si maggiore, Re diesis, Fa diesis, Si, Do diesis minore, Sol diesis, Do diesis, Mi e infine La maggiore, La, Do diesis, Mi. Nell'introduzione che presenta gli accordi della strofa ci sono queste note ad accompagnare il tutto. E adesso vediamo come si fanno con gli accordi. La strofa la possiamo dividere idealmente in due parti perché comunque è un po' diversa, non è un ripetersi di una stessa sequenza di note. Quindi vediamo la prima, che si ferma, diciamo, ai primi due giri, che è così. Quindi insieme agli accordi viene così. La seconda parte invece è così. Mi sono dimenticato di dirvi però che tra la prima e la seconda parte di strofa, gli ultimi due accordi sono così. E poi di nuovo sul Mi. Quindi c'è un passaggio sul Si prima di arrivare sul Mi. Ma adesso vediamo il ritornello. Nel ritornello l'ordine di accordi cambia. Abbiamo il primo accordo che è un La, poi un Si. Poi Do diesis minore, poi il La e il Si. Questi due valgono insieme nel tempo di un accordo, quindi si fa così. Poi dopo, nella seconda parte, sempre La, poi il Si, e poi di nuovo La e Si. Adesso vediamo la melodia del ritornello. E poi qua ricomincia l'introduzione per la strofa e quindi sempre con queste note. Tra le tante piccole variazioni vediamo quelle più evidenti, che sono nella prima parte della strofa seconda, cioè quella dopo il ritornello, e quindi presenta queste note.
Poi la seconda parte è praticamente identica, poi c'è il ritornello e infine lo special. Lo special si attacca subito dopo il ritornello con gli stessi accordi, ma con queste note. Mi correggo, gli accordi sono quelli della strofa, non del ritornello. E poi ricomincio il ritornello. Anche per oggi questo è tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e come unico video al fondo di questo video vi lascio da guardare la prima parte del documentario sui BSS. Non è altro che un documentario sulla mia prima band dove spieghiamo tutta la nostra storia in ordine cronologico in questi 4 anni dal 2009 al 2013 e ci ho messo tutta l'estate per fare questo video perché ho dovuto anche prendere, oltre a farci le interviste, prendere i vecchi video che avevo su un hard disk e montarli tutti assieme. Quindi vi consiglio caldamente di guardare questa prima parte di tre che usciranno nelle prossime settimane. Ci vediamo al prossimo episodio di Poco Poco Piano Piano. Nello stesso momento, nelle stesse settimane, mi venne questa idea di fare l'account YouTube, quindi iniziare a mettere qualcosa e a farci notare un po' dal mondo, e quindi decidemmo di mettere la quinta, quella registrazione che avevamo fatto a casa di Byron. Ovviamente l'idea venne tutta a me e non chiesi neanche il consenso agli altri due perché veniva troppo difficile, poi non avrebbero accettato. La mia voglia di farmi pubblicità, di fare pubblicità a tutta la band, era più forte. Nello stesso momento, nella stessa estate, decisi anche di aprire un sito nel quale appunto fare...